se diciamo in forse che quando più non è pure l'agonismo, il sanagonismo, pare che quel cambio ci sia stato. Sì, vabbè, è chiaro che sono d'accordo. Sono d'accordo con quello che dici, si sente lo stesso. Però è stata anche una scelta non voler giocare, utilizzare Cori per buttargli le palle in avanti per evitare che, come spesso ci è accaduto nel recente passato, che per voler giocare poi ci facevamo del male da soli. Quindi oggi abbiamo scelto di giocare poco, di utilizzare la torre davanti e cercarlo da centrocampo e dalla difesa, per poi accorciare per fare una partita di sacrificio, agonistica, fisica. E per questo che abbiamo preparato la partita, è stata fatta bene dai ragazzi. E quindi va bene così. È chiaro che non avremo sempre da giocare contro il Catanzaro e avremo da giocare anche contro squadre dove magari sarà determinante vincere per la classifica, per il nostro obiettivo, e quindi dovremo anche dobbiamo tenerci questa partita nella mente per l'atteggiamento mentale, per l'agonismo e per la voglia che ci abbiamo messo. Però dobbiamo anche pensare che per vincere le partite tutto ciò che abbiamo fatto oggi non basterà nel proseguo. E quindi non ci dobbiamo sedere dopo una buona prestazione, perché c'è da riconoscere che oggi giocavamo contro una squadra che avrebbe potuto farci del male, anche per le condizioni psicologiche con cui siamo arrivati a questa partita. Mister, oggi si è visto una squadra, nel senso dal punto di vista dell'atteggiamento temperamentale, psicologico, come una parte che era obiettivamente per messa in campo, bisogna della Marchese è stata anche studiata nei dettagli. Soprattutto cercando di parlare a Catanzaro con la corsia sinistra, dove erano abbastanza in difficoltà. Questa partita non va considerata però un episodio, è poco facile trovare stimoli in un derby così sentito. Per fortuna c'è un altro derby adesso, quindi davanti c'è ancora una battuta, è probabile che vedremo un Cosenza simile, magari con un risultato anche migliore a Reggio, secondo lei. Quello che ho sentito dai ragazzi a fine partita è stato proprio quello di sottolineare l'atteggiamento comunque di non paura, di agonismo, di concentrazione che abbiamo avuto oggi. Quindi spero che questo sia un piccolo passo per ritrovare poi la squadra sempre in queste condizioni mentali, anche se, come ho sottolineato, e poi per vincere le partite dovremo anche cercare di fare qualcosa in più, perché oggi la partita l'abbiamo fatta sulla forza del Catanzaro, cercando di limitargli le qualità nella fase offensiva, e poi facevamo quello che potevamo. Quindi una prestazione sicuramente buona, e che sia di buon auspicio per l'atteggiamento che abbiamo avuto per le prossime partite. Però non ci dobbiamo sedere di fronte a una buona prestazione, perché anche dopo la Salernitana sembravamo una squadra che potesse essere migliore di quello che poi ha dimostrato. E quindi questo è un punto di partenza, non di arrivo di sicuro. Posto? Ok, grazie.